Insomma, non filosofeggiate sui vostri difetti e non replicate. Proseguite francamente. No, Dio non saprebbe perdervi, mentre che per non perderlo voi persistete nelle vostre risoluzioni. Che il mondo rovesci, che tutto sia nelle tenebre, in fumo, in tumulto, ma Dio è con noi. Di che dunque temeremo? Se Dio dimora nelle tenebre sul monte Sinai, tra i lampi e i tuoni, non dobbiamo essere contenti sapendo di essere vicino a Lui? Pace e bene a tutti. Fratelli e sorelle, San Pio oggi ci esorta a non scoraggiarci. Noi di solito siamo persone che ci scoraggiamo facilmente. San Francesco, quando vedeva un frate scoraggiato, un frate triste, lo esortava ad andare a confessarsi, perché dice che la tristezza e lo scoraggiamento vengono dal demonio. È vero. Se noi ci scoraggiamo facilmente, se noi siamo tristi, il demonio nella nostra mente mette tanti di quei pensieri che ci esorta a cose terribili, cioè ci fa allontanare da Dio, ci fa riversare tutto su noi stessi e ci allontana dal pensiero di Dio. E oggi Padre Pio ci esorta. No, dice, Dio non saprebbe perdervi, mentre che per non perderlo voi persistete nelle vostre risoluzioni. Che il mondo rovesci, che tutto sia nelle tenebre, in fumo, in tumulto, ma Dio è con noi. Ecco, di che dunque temeremo? Di che cosa abbiamo paura? Dio è con noi. Padre Pio ha aiutato i fratelli a vivere con Dio, alla presenza di Dio, a non avere paura. Diceva lui, abbiate paura solamente di una cosa, del peccato. Abbiate paura di offendere Dio. Ma oggi l'uomo è tutto il rovescio. Non ha paura di offendere Dio, ma fa tutto il resto, tutto il resto, tutto il resto. Invece dobbiamo aver paura di offendere Dio, perché oggi si è perso il senso del peccato. Oggi non è più peccato niente, quindi posso fare tutto, posso vedere tutto, posso dire tutto. Oggi si arriva anche ad ammazzare. Perché? Perché l'uomo ha perso il senso del peccato. Non ha più questo timore di Dio, che timore vuol dire riverenza verso il Signore. L'ha perduta. E allora vedete San Pio, ecco, se anche se il mondo va in fumo, in tumulto, ma Dio è con noi, di che cosa dobbiamo avere paura? Noi non dobbiamo avere paura. Santa Teresa d'Avila, la grande mistica, dottore della Chiesa, diceva così, niente ti turbi, alle suore, anzi glielo obbligava a cantare, niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, solo Dio basta, solo Dio resta. Niente ci deve spaventare, niente ci deve turbare. Tutto passa in questo mondo, solo Dio ci basta e solo Lui resta. Padre Pio questo l'aveva capito bene. Ma la cosa più bella qual era? Che Padre Pio insegnava e incoraggiava gli altri. Non scoraggiatevi mai, diceva. Non abbiate paura, che sono quelle parole che pronunciò San Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato. Non abbiate paura, fratelli e sorelle, aprite le porte a Cristo. Ecco, apriamo la porta del nostro cuore a Gesù, come ha fatto San Pio da Pietrelcina. Lui che ha lottato con il potere delle tenebre non ha avuto paura, perché con lui c'era sempre Gesù e c'era sempre la Madonna. Pace e bene a tutti.